Siamo al campo base della Croce Rossa e abbiamo qui con noi. Emergency Manager Ignazio Schinto, sono un tecnico dell'emergenza che mi trovo qui ad Amatrice dal primo giorno del sisma. Che cos'è un campo base, Ignazio? Intanto spieghiamolo perché anche in televisione, sui giornali si dà forse per scontato, però qui è stato un lavoro enorme, quindi è anche giusto forse ricordarlo e spiegarlo bene. Il campo base è un campo in cui vengono ospitati volontari provenienti dal resto d'Italia, da tutto il mondo, proprio perché il volontario va supportato. Spesso ci si dimentica che il volontario è un essere umano ed è importante dargli un supporto che dalle cose più semplici e elementari, come un piatto di pasta, magari un letto e un supporto sanitario. E in particolare noi diamo anche un supporto psicologico per coloro che ritengono che sia necessario anche fare una chiacchierata con lo psicologo. Proprio perché si ritiene che da soccorritore a vittima c'è una linea breve e se non si hanno delle strutture atte a seguire questo genere di interventi, diventa poi difficile anche, si rischia di che il volontario stesso diventi una vittima. Al quinto giorno, purtroppo dall'evento tragico, quali sono le difficoltà e anche, diciamo, le cose in qualche modo, tra virgolette, che stanno andando meglio? Ma io devo dire che siamo al quinto giorno, sì, a parte l'inizio che come tutto, come sempre è la parte più difficoltosa dell'intervento, proprio perché ci sono un sacco di persone che arrivano. In questo caso diciamo che siamo al quinto giorno, ma devono ancora venire i funerali anche delle vittime. Pensate che qua comunque sono morte oltre 250 persone, adesso il numero esatto non lo so, in un contesto molto limitato. Diciamo, in questo momento sicuramente la popolazione va supportata in tutto, in modo particolare con il supporto, come dicevo, psicologico, proprio per aiutarli a rientrare nella normalità. Il nostro obiettivo è proprio quello di ridare l'autonomia al più breve tempo possibile. Che cosa servirebbe oggi? Forse, non so, derrate alimentari, qualcosa, oppure serve ricostruire supporto psicologico, calore, che cosa può servire? Serve, a parte le derrate alimentari, ecco, per i beni in natura in questo momento non servono assolutamente. Non mandatene perché basta guardare uno sguardo attorno e vedete che ce ne sono veramente tanti. Bisogna pensare che la ricostruzione comincia da oggi, pertanto per ricostruire ci vogliono soldi. E in questo caso la Croce Rossa, per esempio, ha già messo in campo il proprio ufficio di raccolta fondi con un conto corrente che è stato aperto e dedicato e vincolato per questa emergenza, che potete reperire sul sito nazionale www.cri.it. Ok, grazie mille Ignazio e buon lavoro. A voi, a voi.